Buongiorno a tutti gli appassionati di arceria che ci seguono sia sul portale di Arco Senza Barriere che anche gli arcieri di Fitarco. Siamo in compagnia di Giampaolo Cancelli. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno a tutti. Allora, Giampaolo è un altro dei reduci, li definiamo così, ma dei nostri porta tricolore, insomma, che ci ha rappresentato al Mondiale Pararceri che si è tenuto a Bangkok dall'1 al 7 novembre. Beh, Giampaolo, vale la pena di approfondire il discorso perché, insomma, delle tre medaglie che avete regalato come nazionale all'Italia, due sono al tuo collo. Esatto. Diciamo che sono piacevolmente sorpreso dalla medaglia nel singolo e quella a squadra invece avevamo come punto di riferimento Rolli, verso la fine, diciamo sì, sono piacevolmente sorpreso, ecco, e contento ovviamente. Assolutamente. Avevi iniziato la qualifica come 22esimo e poi nell'individuale, beh, bronzo. Assolutamente sì. Beh, diciamo che l'esperienza comunque c'era perché c'era l'esperienza dei Giochi Paralimpici di Londra dello scorso anno, quindi insomma, la tensione e la resistenza allo stress l'avevi già testata. Esatto, quella sì l'avevo già testata, l'ho pagata là e fortunatamente sugli scontri ai mondiali a Bangkok non ho risentito delle tensioni che appunto alle Paralimpiadi ho avuto, ecco, e mandato un qualcosina in più. E questo è sicuramente stato uno degli elementi fondamentali, uniti all'esperienza che già tu citavi di Alberto Simonelli, l'altro componente della squadra Compound Open maschile, che insieme alla new entry Matteo Bonacina ha conquistato per soli 2 punti di distacco, ahimè, l'argento per quanto riguarda il discorso a squadre. Sì, allora il problema principale, diciamo che purtroppo l'abbiamo perso noi, loro squadre, e questo presumo che ne dispiace a tutti e tre perché fondamentalmente ci credevamo nella medaglia. Però purtroppo per noi gli altri sono stati più bravi e l'hanno meritata più di noi, in quel caso della medaglia a squadre. Certo, beh, sono rimasti poi solo 2 punti, 227 e 225, però almeno uno si lascia spazio per le prossime manifestazioni. Sì, diciamo che non abbiamo giocato tutte le nostre carte, diciamo così, dai. No, allora io parlo per me, ho dei margini di miglioramento enormi e appunto userò questo inverno per lavorarci e giocarmela poi dopo già nelle qualifiche per gli europei a luglio in Svizzera, farò di tutto per esserci in nazionale e lì vorrò giocare le mie carte molto meglio di quelle che mi sono giocato a Bangkok e alle Paralimpiadi. Infatti, perché tu hai citato gli europei e da qui in avanti ogni anno racchiude in sé un evento molto importante, un crescendo, perché il prossimo anno giustamente gli europei della Svizzera, nel 2015 i mondiali in Germania e poi, perché no, sogniamo in grande, tiriamo bene perché c'è Rio 2016. Esatto, io come già anticipato nelle vecchie interviste che ho dato dopo le Paralimpiadi, avevo detto che volevo arrivare ai piedi del podio qui a Bangkok e fortunatamente, con fortuna e bravura, ci sono salito sul podio e ne sono contentissimo. Per quanto riguarda le prossime Paralimpiadi, farò di tutto per esserci, come farò di tutto per esserci sia agli europei che ai mondiali in Germania. Perché è una cosa, è nella mia indole essere così, voglio arrivare, mi pongo degli obiettivi e li voglio, e perciò lavorerò per arrivare pronto e andarci. Come giusto che sia, è come una bella filosofia davvero sportivo questa, assolutamente. Chiedo anche a te in chiusura, oltre alle 2 medaglie al collo, che cosa ti porti a casa di questo grande evento che è stato il Mondiale? Vabbè, diciamo che avevo già provato l'esperienza delle Paralimpiadi, avevo già portato a casa un bel bagaglio molto piacevole.
da questi mondiali torno a casa con una squadra vincente, compound, e una squadra nazionale molto unita. Dal mio punto di vista è una cosa molto bella e speriamo che continui così. Bene, e questo ci fa piacere, soprattutto nell'ottica di Arco Senza Barriere, di questo movimento che sta nascendo, che sta crescendo e che ha nel suo DNA proprio la voglia di coinvolgere e fare squadra attorno a questa cosa che è importante, lo sport nella disabilità. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, non posso che farti i grossi complimenti per quello che ci hai regalato, per le emozioni che ci avete fatto vivere a Bangkok. E un in bocca al lupo per tutto quello che verrà in futuro. Crepi, e ringrazio sentitamente la Fitarco e tutto il mondo sportivo per avermi dato appunto quell'opportunità o di darmi quell'opportunità qua per poter andare ai mondiali europei o paralimpiadi. Ringrazio veramente tutti.